Ehi, Yoki, hai, ti vedo proprio incazzato come una iena oggi. Se c'è una cosa che mi fa imbufalire, guarda, sono proprio le persone che ostentano tutto quello che hanno. A chi lo dici? Guarda, mi fanno proprio incazzare. Sono proprio d'accordo, guarda, sono proprio pessimi, i peggiori. Vedi che sei d'accordo anche tu? Ne parlavo proprio oggi in piscina col mio maggiordomo. Benvenuti nella mia cazzosissima cameretta. Avete per caso imparato a leggermi nel pensiero, no? Perché io non ho aperto bocca. Salve cocoriti, questa settimana mi sono dato al nerding più puro. Giocato a tantissimi videogiochi e ho guardato tantissimi nuovi anime, insomma tantissimi. Ho guardato JoJo The Bizarre Adventure, l'ho cominciato e quindi andrò avanti. Poi mi guarderò Death Note eccetera eccetera. Quindi ho nerdato come un pupo siciliano. Ovviamente ci ho mangiato dietro anche il dio santo di schifezze. Non ho mai superato i 60 kg di peso in vita mia, quindi posso anche permettermi certe schifezze e qualche vettovaglia in più di qualcun altro. Insomma, sono lì che accendo i miei ferri del mestiere per poter giocare e la situazione è questa. Ah, si gioca! Mettiamo su Red Dead, che è una vita che non ci gioco, vai. Aggiornamento in corso, attendere i cazzi nostri, prego. Ma come? 300 mega di aggiornamento? Ma quando è che li tiro giù 300 mega? Che palle! Proviamo qualche live arcade. Dust and Elysian Tide. Puoi mettere pure giù il joypad, brutto figlio della merda putrefatta. 60 mega di aggiornamento? Anche questo no, non volevo giocare io. Dai, Tekken che non mi ha mai deluso, tanto quello non c'è più niente, i personaggi li hanno già messi, non c'è niente da giocare, vai. Puoi anche chiamare l'Enel che ti tolga la fornitura di energia elettrica, brutta discarica abusiva di malattie. 400 mega di... Ma che cazzo? No, basta, mi sono rotto il cazzo, mi vado a giocare a tombola con i vecchietti al bar, almeno lì non ci sono aggiornamenti. Ormai la situazione è questa, se tu giochi ad una console connessa ad internet, devi essere pronto a tirar giù Cristo, Satana, di aggiornamenti. Quindi un conto è se hai una gran connessione e abiti in città, tiri giù il disastro, non te ne accorgi. Ma chi abita in una realtà più periferica come la mia, ragazzi, ve ne rendete conto, perché chi ha le nuove console sa di che aggiornamenti parlo. Ovviamente non è colpa dei programmatori se ci sono tutti questi aggiornamenti, perché significa che o la macchina fa cacare e deve essere tamponata, o i giochi hanno dei problemi e presentano dei glitch. I glitch non sono altro che degli errori di programmazione non voluti, ovviamente, che spesso vi danno dei vantaggi nel gioco, tipo la vita infinita, volate o fate delle cose che non sono previste, oppure vi fanno bestemmiare, vi fanno tirare giù. Se notate, non ho crocifissi qua, perché sennò mi cadono sempre, li trovo sempre per terra se attacco i crocifissi, dalle bestemmie, perché perdete il salvataggio, perdete ore e ore di cui avete farmato al vostro gioco preferito. Sono degli errori di programmazione, insomma, errori, porzioni di codice sbagliato. No, lui non è un glitch, e quindi vi ritrovate in amme. Questi glitch danno anche modo di poter farsi una risata con gli amici. Ecco, io non è che sono un fan di Assassin's Creed, come sapete. E un altro, arrampicata, vai là, uccidi, filmatino, muore, arrampicata, vai là, uccidi, ti dice una cosa. Veramente, ragazzi, l'ho trovato di una noia assurda. Però comunque ci gioco sempre da mio cugino, perché non riesce ad andare avanti e quindi gli do una mano. Ma non riesce, no, perché è ritardato, che è ritardato, poverino, ma perché incappa in questi glitch. Ho detto glitch, non bleach. Quando ho visto questa cosa pensavo di essere arrivato dopo di Mosè. Ma cos'è questa apertura delle acque con queste anime che salgono? Ma che cazzo è successo? Se non è un miracolo questo? E ho letto che è stato il clero a mettere questa marchetta, questa pubblicità, perché siccome la chiesa sta perdendo follower, allora hanno voluto mettere questo miracolo. Magari i ragazzi si prendono bene e dicono: la chiesa fa i buchi nell'acqua! No, perché se per voi dei buchi sono dei miracoli, allora un mio amico drogato cos'ha nelle braccia? Nazareth, Betlemme? Insomma, l'ultima volta che ho visto questa apertura delle acque era in un'altra occasione ed ero all'ospedale. Poi così a cazzo risale la nave di Ruffy appena tornata dall'isola degli uomini pesce, così giusto per sport. Quando mi sono dovuto giocare questa latrina di per farvi la recensione e il paragone fra COD e Battlefield, sono incappato in questo.
glitch. Cioè, allora, un conto è beccarsi una pasta in discoteca tagliata male, ma questo si è beccato una mina tagliata col paracetamolio. Ma cos'è questo essere? Ma cos'è diventato questo? Adesso ho capito da dove ho copiato le mega evoluzioni Pokémon. Questa è la mega evoluzione di un soldato, solo che sembra tarato per uccidere gli uccelli. Non questi gli uccelli. Ziga, fa impressione, eh? Devo dire la verità che quando me lo sono trovato contro fa un po' di senso. Io adoro The Sims, adoro la spensieratezza che vogliono mettere in questo gioco, perché questo gioco rappresenta la realtà. Ma porco due, questi errori genetici sono stomachevoli. Un mix fra il Grinch e un corpo posseduto dal peggior demonio fanno di questo glitch uno schifo per gli occhi. Sembra che abbiano veramente dietro di loro l'anima di un defunto che li sta controllando. E poi questo come si dimena, è uno schifo vederlo rotolare per casa. Però io da bravo padre l'ho cresciuto insieme agli altri fratelli normalissimi. Sì, normalissimi come lui. Ok che mi nascano questi bambini spastici da una mamma mongoloide, ma io questi li avevo adottati. Un altro glitch strafigo è da Mars su Heavy Rain. I can prove your innocence. Quando ritroverete Sean, lui griderà Sean, Sean, sia che sia in lontananza e sia che lo state stringendo fra le braccia. Ma il bello, il lollo della scena è che non è un bug audio, ma lui continuerà a muovere proprio la bocca durante i filmati. Cioè siete lì che parlate con Scott Shelby che succede la scena e lui I'm afraid that's not possible. Your lady friend knows my little secret. Sean! 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 Per tutta la durata, se vuoi premete X, Sean! Gli sta spiccando le orecchie a sto povero bambino. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, lui... Sean! Senti amore, mi stavo chiedendo, non è che stasera possiamo andare al cinema io e te da soli? Sean! Sean! Ehi frate, ti va una birrozza? Sean! Senta, lei ha parcheggiato in divieto di sosta, mi vedo costretto a farle la multa. Sean! Ma che cazzo? lo so, brutte carogne. Parlare di Skyrim e dei suoi glitch è come sparare ad un cadavere. Ha detto! Però guardate questo bug, a parte che dovrei fare una top 100 solo dei bug di Skyrim. No, no, ma focalizzatevi su questo glitch, anzi più che focalizzarvi, ghiaccizzatevi su questo glitch. Insomma, quando vi trasformeranno in ghiaccio e cadrete dal burrone, il ghiaccio inizierà... Insomma, sembra che non vogliate restare nella vostra anima, nel vostro corpo, e inizierete a birlare in aria proprio come questo elicotterino alimentato a Red Bull. E siccome dite che io somiglio ad Antonio Conte, allora dirò Aghiaggiante. Lo so che ci sono un futrio di giochi con una marea di problemi, e anche se ve l'ho già segnalato prima, non potevo non mostrarvi questo. Di nuovo Assassin's Creed. Io ho sempre studiato a scuola che al tempo dei bizantini c'era questo muro dell'amore. Ma provate a tirare le orecchie. Cos'è che si sente? Fap... Fap, esattamente, fap, 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 fap. Ma quale muro del pianto e muro del pianto? Lo so io che lacrime scendono da quel muro. Potrebbero scriverci benissimo brico, perché è il muro del fai da te. Sì o no, ragazzi? Sì o no? Sì o no? Red Dead Redemption, questo è uno dei miei giochi preferiti. Poi non so cosa c'entri la bandana di GTA. Questo glitch è dedicato a chi pensa che il selvaggio West non sia fico. Il selvaggio West è la culla della truzzaggine, è la culla della tamarraggine. Ma guardate queste carrozze, ragazzi, queste sono state pimpate, guardate come saltano. My wagon. Got your feet my way, you're right.
E se nel vecchio West non dovete preoccuparvi della burocrazia come bollo, assicurazione e benzina da pagare, ma dovete solo pimpare. Insomma, non è lo stesso per GTA 5 perché è ambientato nei giorni nostri. Quindi, siccome la crisi si fa sentire, allora in GTA, grazie a questo glitch, potremo andare avanti e guidare. Ma quali sedili in pelle? Il vostro unico mezzo di locomozione saranno i vostri gas intestinali. Se non altro, nessuno si lamenterà dei cerchioni brutti, di qualche ammaccatura o di un colore schifoso. Allora, io mi rivolgo ai più giovani. Guardate questo glitch su FIFA. Ragazzi, quando vi dicono di non drogarvi, a parte per il fatto che se non comprate droga calano i prezzi, ma a parte questo, non dopatevi nello sport, perché vedete che risultati. No, no, ma raccontami ancora che non ascoltate i consigli dei genitori. No, 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 drogatevi, guardate questo glitch. No, ve lo dico io cos'è successo qua. Tutti i giocatori della panchina si sono messi insieme e hanno formato il Megazord. Sono invincibili, incorreggibili, il Power Ranger. No, basta, zitti. Infamous 2, uno dei miei giochi preferiti. Cole lì che fa un discorso importantissimo ai fini della trama. Quo è in bella forma come sempre, tranquilla, pacciarotta. Mentre Nyx è in cosplay di un dildo nero. È un super mega Tampax gigante. Cioè, fa più ridere Cole che parla tranquillamente con Quo anziché Nyx che ha questo vestito da vibratore gigante, ragazzi. Non se può vedere. Non se può vedere perché a un certo punto scompare anche. Siccome i videogiochi esistenti sono tantissimi, ci saranno anche tantissimi glitch, quindi scrivetemi nei commenti quelli che più vi hanno fatto bestemmiare, vi hanno fatto perdere il gioco, vi hanno dato un bonus, vi hanno dato un malus, qualsiasi cosa, che poi io vado a cercarmeli sul tubo e me li guardo e mi ci lollo. Io sono Giorgio Cappello di Paglia e voi avete visto, dal mio punto di vista, lo show settimanale in cui impareremo che... Oggi ho discusso col mio capo, se non ritira quello che mi ha detto, domani non vado in ufficio. Beh, scusa, e cosa ti ha detto? Sei licenziato. Velocissimi che il tempo stringe, allora iscrivetevi al canale per sapere tutte le volte che un camion investe delle capre. Iscrivetevi su Twitter e aggiungetemi su Twitter, cioè seguitemi su Twitter per vedere tutte le frasettine quotidiane che vi posto, divertenti, perché dai, ma la super polpa ve la posto nella pagina Facebook, perché nella pagina Facebook vi posto tutta la roba più lolla del sottobosco, io la riemergo peggio del Titanic e ve la mostro. Voi potete anche non seguire più internet perché ve lo faccio vedere io vi riassumo internet, perché il mio scopo è solo il vostro sorriso. Quindi ragazzi, tutto quello che faccio perdo di utrie per voi, quindi mettete mi piace se vi diverte, mi raccomando, mettete mi piace a questo video se vi ha divertito, se vi ha informato, se vi ha fatto qualcosa, mettete mi piace, oppure mettete non mi piace se non vi è piaciuto, pollice in su o pollice in giù, Twitter, Facebook e iscrizione al canale, insomma queste sono le cose base se volete supportarmi, altrimenti fate a meno. Fate a meno, ragazzi, perché più latte, meno cacao. Oklahoma, Eversmoon. Oklahoma, Eversmoon.